Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovissimo vlog. Allora, oggi è lunedì, parte la settimana e parte bene perché piove. Io amo, mi piace, a meno che viene proprio giù a diluvio universale e quindi crea notevoli disagi, però un po' di pioggerellina, un po' di freschetto, non è che mi dispiace, mi fa stare bene, mi piace, ogni tanto ci sta. E quindi niente, stamattina a fatica ci siamo tutti alzati. E niente, in più sto pulendo un po' casa perché allora alle 12 vado a prendere Alessandra, poi dobbiamo ancora capire se vado a prendere anche Sara perché forse si unisce a noi, devo ancora capirlo questo, dobbiamo vedere perché ci vediamo comunque anche già domani mattina, quindi mi deve far sapere e poi faccio una sorpresa, anche se gliel'ho già detta stamattina, e vado a prendere Fede a scuola, prendo anche la sua migliore amica e ce ne andiamo al McDonald's. Questo non lo sanno, impazziranno secondo me di gioia e quindi non vedo l'ora. Poi se riesco passo anche da Terranova perché i pantaloni che ho preso a Federico gli sono piaciuti tantissimo e mi ha chiesto se ne prendo altri, quindi voglio andare a vedere se ne trovo ancora, se con i saldi tanto meglio, se no glieli prendo lo stesso, tanto un paio o due comunque gli servono da andare a sostituire quelli vecchi. Ogni tanto faccio così, ne prendo uno, due e vado a buttare un paio o due vecchi. Insomma, faccio un po' di sistemaggio pantaloni e abbigliamento. Invece Ale è strapiena, Ale è a posto per un po', quindi niente. Detto questo, sto finendo di pulire. E poi vi aggiorno, mi devo anche finire di truccare, tra l'altro stamattina ho fatto solo la base, molto molto veloce e ho messo un po' di ombretto, un po' di, no, forse il mascara non l'ho messo, no, non l'ho messo perché appunto ero in ritardo, ho detto, ma sì, faccio poi dopo, così mi sistemo poi per uscire e portare i bambini al Mac. Niente, oggi ho deciso di vloggare con lo Osmo Pocket che io ultimamente sto utilizzando più per il lavoro che altro, però vorrei riprendere anche a utilizzarla un po' di più per i vlog perché si vedono comunque meglio, perché l'audio è più nitido, eccetera, eccetera, anche se l'iPhone ha il suo perché, comunque l'iPhone 13, tanta tanta roba, tutti i vlog che avete visto in questo periodo sono fatti con l'iPhone, quindi niente da dire, iPhone tutta la vita, non penso cambierò più perché anche per i video, per la gestione, il lavoro, le mail. È veramente molto più pratico e mi trovo molto molto bene e la fotocamera è super, mi fa i video 4K anche frontali, quindi sinceramente non penso cambierò più e se dovessi cambiarlo prenderò poi l'ultimo modello. Però vorrei anche utilizzare l'Osmo perché così faccio riposare un po' anche lui ogni tanto e quindi niente, oggi faccio così. Magari giusto qualche ripresa fuori, adesso vedo se portarmi comunque l'Osmo o meno, ma in borsetta è pratica l'Osmo perché tiene poco posto, a volte meno anche di un telefono. Contento? Molto. Molto? Sì. Bene, importante quello. Mettiamole dei video. McDonald's! Di cosa parliamo? Dai, dopo l'argomento, bro. Ma ciao, amore. Se non ti fossi venuta. Sarei venuta. No. Lo stesso. Non mi interessa. E ora che abbiamo mangiato pochissime patatine, ho detto dov'è? Un po' di caffè. Ah? Si chiama Elisa. Sì, Elisa. Ma è Isabella. Quella che faccio. Lo sai che tu se eravamo indecisi se chiamarti Alessandro o Isabella o Isabel. Quale ti piace di più? Alessandro o Isabel? Isa, come l'amica di te. No, lei è Elisa. Grazie. Cosa decisi? Se lo metti di no. Grazie. Allora, aspetta, questo è di pallina. Questo è l'altro. Ah no, questo è di nonna. Sì, per lavorare dalla mia nonna. Sì, ha comprato il regalino al nonno. Gorgeous. Sempre bella, gorgeous.
Ragazze, sono morta, morta a dir poco. Non so neanche che cosa sia uscito di questo video, perché poi alla fine mi sono goduta la giornata con Fede, con la sua amica e sono distrutta. Poi in più arrivati a casa, perché poi siamo venuti a casa, hanno giocato a casa, forse qualcosa avete visto, gli ha preparato il regalino, eccetera. E poi appunto ci ha raggiunti anche Sara, è venuta a trovarmi e mi ha portato un regalino che veramente, ragazze, non me l'aspettavo assolutamente, è stata dolcissima e la ringrazio perché tanto si guarda tutti i miei video e veramente sto scoprendo un'amica super speciale. Lei proprio, quando ci sono anche dei momenti più difficili o comunque anche belli, lei sa proprio, è molto empatica, cioè sa proprio cogliere come mi sento, cosa mi farebbe stare bene, eccetera, è proprio dolce, dolce, dolce. E mi ha fatto un regalino, cioè se n'è arrivata e mi ha detto spero che ti rincuori un pochettino, insomma, per questo periodo, no? Un po' così, per nonna e queste cose qua, e per qualunque difficoltà, no? Che mi capita, mi può capitare e mi capita nella mia vita, no? Perché comunque, ragazze, ricordatevi che questi sono video dove vedete abbastanza della mia vita, ma piccoli frammenti, quindi la perfezione, ragazze, non c'è da nessuna parte. Anche io ho a che fare con gente di M, con tanta ignoranza, e quindi una cosa che mi caratterizza tantissimo e di cui vado veramente fiera è che riesco proprio a farmi entrare di qua, uscire di là sempre il sorriso, perché comunque la frustrazione la lascio agli altri, ragazze. Sinceramente io ho una vita che è bellissima, sono fortunata in tante cose, ho l'amore, ho i figli, ho la gioia veramente di tante tante cose belle, quindi me le godo a pieno, sinceramente non mi faccio rovinare nulla da nessuno, ho un lavoro, ho la fortuna comunque di guadagnare, di creare, di fare il lavoro per cui ho studiato e che mi piace tanto, e di avere voi, tra l'altro, che non mi fate mai sentire sola. Tra l'altro domani devo girare assolutamente il video ask, perché mi avete fatto un sacco di domande e domani lo giro. Domani no, ma mercoledì sì, perché domani mattina devo vedere Sara. Comunque, e mi ha fatto un regalo bellissimo che era dentro questo sacchettino qua. E tra l'altro questo negozietto non lo conoscevo, quindi voglio poi farmi un giro lì con lei. E dentro c'era questo sacchettino, infatti quando ho sentito qualcosa di rotondo ho detto oddio, un bracciale. Lei sa che io amo i bracciali proprio alla follia, e quindi in questo sacchettino qui, fatto proprio semplicissimo, sacchettino proprio a sacchetta, c'era questo braccialetto che adesso provo a farvi vedere, anche se è un po' complicato, è arrivata Nala perché Ricky li sta facendo uscire i cani, e mi ha regalato questo bracciale con una frase che è proprio mia, infatti anche lei mi ha detto quando l'ho visto era tua. Scusate il casotto sul letto, ma pacchettino Osmo computer, è perché sto per montare il vlog. Comunque non so se lo vedete contro luce, ma la frase è: mi difendo con il sorriso, ed è veramente mia questa frase, e anche lei ha sempre uno splendido sorriso che dovrebbe tenere sempre, anche nei momenti difficili glielo dico sempre, però ci sta lavorando. Io ormai sono un po' più allenata, diciamo, io sorrido, ragazze, perché la vita è una, e di fronte alla cattiveria, di fronte all'ignoranza, di fronte a tante scorrettezze, veramente ho imparato proprio a farmi una risata, a dire sì, vabbè, lasciamo fare agli altri che ci pensa poi il karma. Io sono di questo avviso, quindi è un consiglio che do anche voi: difendetevi con il sorriso, sorridete, godetevi la vita e pensate alle cose belle, perché tanto poi il sorriso non ve lo ridà nessuno, e quindi non dovete farvelo togliere da nessuno, assolutamente. Quindi è un messaggio positivo che colgo la palla al balzo con questo splendido regalino, fatto veramente con il cuore per darvi questo messaggio.
prendete le cose belle proprio in mano, e questa è una cosa splendida che ho ricevuto oggi, e sorridete, sorridete, perché non vale la pena, non vale più la pena, secondo me per nulla. Bisogna andare avanti, bisogna fare quello che ci piace fare e basta, e andare avanti. Quindi niente, grazie amica. Adesso lo rimetto, perché ce l'avevo già indosso, l'ho indossato subito, appena l'ho aperto me ne sono innamorata follemente. E niente, io adesso vado a montare anche questo video, che se non so cosa ne sia uscito, ma vabbè, tanto voi apprezzate sempre tantissimo i miei contenuti, quindi grazie, grazie di cuore, e vi voglio bene. E sorridete, ciao! Ragazze, buongiorno. Allora, ho lasciato anche Ale stamattina, adesso mi devo vedere qui al bar con Sara, perché appunto lei oggi è di riposo, quindi quando è più tranquilla, essendo che tanto io comunque devo uscire al mattino è presto eccetera, a volte ci facciamo colazione insieme e ne approfittiamo per cianciare un po'. Ho indossato anche il braccialettino che mi ha regalato ieri e mi piace un sacchissimo, cioè veramente, anche ieri sera gliel'ho scritto, ho detto proprio mamma mia, bracciale più azzeccato non potevi trovarlo, veramente. Per chi si fosse perso il vlog precedente, ah no, in realtà è sempre questo, niente, spero di trovare subito parcheggio, ma tanto lì vicino c'è proprio un parcheggio grande, quindi non dovrei avere problemi. Il problema primario è uscire da questo di parcheggio, perché è proprio un po' bruttina la visuale, però vabbè, ci vediamo dopo. Allora, modalità trucco, no? Io e il mio santo borsellino per le emergenze. Bello! No, ti sta benissimo. Rossettino Dior per lei, io mi metto questo qua. Faccio super 6. Ho anche il mascara, non si sa mai. No, perché si apre? Ah, ok. Questo qua è una bomba. Compratelo. Mi hai già convinto. Sì, lei mi diceva giusto adesso che l'ho convinta quando ha visto quello compatto di Astra. Effettivamente velocizzerò questa parte perché abbiamo la cassa proprio qua, quindi... mi scusi, ma devo... Vado. Non sbaglio. Ah, comunque tutto ciò per... fare il video su TikTok. Proprio così, per intrattenerci. Volevo farle vedere come farlo. E quindi stiamo facendo una prova. Una prova divertente, così. Anche questo non è male. No, costa anche poco da Eurospin. Però devi avere la fortuna di trovare il tuo colore. Questo per me è un pochino scuro. Questo per te potrebbe andare bene. Se lo vuoi. Ma guarda che tu sei più olivastra di me. Io sono proprio bianca. Cioè, tipo ceramica. Io sono. Vedi? Forse è più scuro anche per me. Tienilo. Ma non c'è scuro meno. Dici? Ma vabbè, magari sei un viso sfumato. Sì. No? Provalo, tanto. Lo so, è che non sono da fondotinta. Ah, boh. Vabbè, per gli appuntamenti clou. Ah. Vedi? Per me è proprio più giallo, io sono più bianca. Sottotono, ma sai che non... Sottotono giallo, sottotono rosa. Boh, ci siamo ristrutturate. Oh, ma sarebbe un miracolo. Ma smettila, hai che mini baby capelli. Baby. Vabbè, proviamo a fare sto reels. Ammazza, scrive, oh. Ma sono negata io con la matita. Poi c'è già il mascara, quindi... bello appiccicoso. Ah, ti dice? Ma da qua sembra di sì. Se non guardi nel dettaglio, vabbè, sì. Dai, ma sì. No, quello lì telescopic, lì di L'Oreal, il mascara è una bomba. La tipa me l'ha detto ed effettivamente aveva ragione. Vabbè, dai, un po' meglio, mi dà un po' più di... Io non riesco nel dentro l'occhio, mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Lacrimo.
Esatto. Qua sotto poi, nell'arcata sopra, non riesco proprio. Vorrei perché cambia un sacco. Non riesco. Dovrei allenarmi tutti i giorni. Siamo riusciti ad uscire dal bar, ragazzi. Dopo un quantitativo di caffè incredibile. Lasciamo perdere. Ora giro in edicola, poi devo prendere la giraffina, che carina. Vedi che c'è la rivista di Gorgio, quello che. E quindi niente, guardiamo le riviste e poi andiamo. Tornata! Allora, adesso vi faccio vedere cosa ho preso da Eurospin e poi mangiamo anche, perché dobbiamo ancora pranzare. Quindi vi faccio vedere velocemente. Allora, ho preso detersivo per la lavatrice, ho preso questo qua grande, questo qua è 3 litri addirittura. Mi pareva convenisse, poi guardiamo bene sullo scontrino che è qua. Vediamo se lo vedo al volo per non farvi perdere troppo tempo. Ah, eccolo qua, 3,79€, 3 litri, secondo me non è affatto male. Poi, una bustona di insalata, questa qua, la sfiziosa, che è quella che mi piace un po' di più, con radicchio, invidia valeriana, un po' di tutto. Poi abbiamo le chiavi della macchina, che non ho comprato, ma ho lanciato lì perché avevo finito le mani, crescenza, una crescentina, poi ho preso le patate da forno, poi vi capirete nei prossimi vlog per cosa mi servono delle robe. Poi i bambini hanno voluto delle patatine per fare poi cinema più tardi, eccetera. Poi abbiamo i bastoncini di pesce, il pane, poi abbiamo dei limoni, abbiamo delle susine gialle October Sun, mi ispiravano. Poi ho preso un po' di zucca, vorrei fare un risottino alla zucca, o stasera o domani, adesso vediamo. Poi ho preso dei cordon bleu, poi ho preso delle toffee della Dolciando, queste qua io, cioè ho preso, bambini ovviamente hanno preso. Poi hamburger di pollo, ce n'erano anche altri hamburger, mi pareva, però un pollo intero, i cornetti di mais sempre per il momento cinema, delle banane perché ogni tanto mi capita di avere dei crampetti e Riccardo mi diceva appunto prendi le banane perché effettivamente quelle hanno potassio e aiutano contro i crampetti, queste cose qua muscolari. Grana padano DOP e questa è la prima busta. Poi abbiamo, oddio, forse c'erano le uova, non lo so, pan brioche ovviamente, anche perché per la scuola piace tantissimo ai bambini. Poi ho preso degli yogurt, ho preso due così pistacchio con mandorle caramellate e due così con alla vaniglia con palline di cioccolato fondente, così. Poi abbiamo mortadella IGP, salame di prosciutto, salame Milano, prosciutto cotto, un po' di affettato. Poi ho preso i bicchieri per la scuola, come hanno detto i bambini, anche non di carta non li trovo. Poi muffin, scusate, ho ricevuto una telefonata di lavoro. Allora, dicevamo che, non mi ricordo dove ho rimasta, perdonatemi. Allora, uova, 10 uova, se è saltato qualcosa, vabbè. I bambini hanno preso i soldini di cioccolata, cioè non siamo neanche ancora nella fase cioccolata che si scioglie, ma loro hanno già voluto i cioccolatini. Poi alluminio, ho preso questo qua e pellicola autossigillante. Scusate, ostacoli, chi più ne ha più ne metta, c'è di tutto su questo telefono. Pellicola autosigillante e alluminio, e quindi questo. Poi ho preso ancora, ecco appunto, qua ci sono gli altri due hamburger di pollo
e Chef Burger con erba cipollina. Questi sono molto buoni, li avevamo utilizzati per fare l'hamburger proprio fatto in casa. Poi Fede si è preso queste mentine al tè verde matcha, non c'è più spazio, stuzzichini gusto bacon e poi due pacchi di pane americano. Vi lascio ragazze perché vado a preparare appunto il pranzo, altrimenti viene tardissimo, e direi che vi saluto qua perché questo video sarà eterno, spero non troppo. Ci vediamo nel prossimo video dove vi farò vedere una cosa molto speciale, forse c'è prima l'ask, non mi ricordo. Vabbè, comunque, ci vediamo presto. Vi voglio bene.